Professor Giuliese è tornato sulla problematica di questi giorni della Tarsus Tares, che ha mandato insomma, in confusione i cittadini di Giulianova. Noi abbiamo preparato come professor Giuliese un volantino che distribuiremo nella città, chiedendo poi anche all'amministrazione di prendere dei seri provvedimenti di fronte a quello che è accaduto. Il conto lo abbiamo intitolato "I cittadini di Giulianova" è servito. Noi vorremmo dire che purtroppo siamo alle solite e a pagare sono sempre i cittadini giuliesi. Siamo intervenuti sull'invio delle bollette Tarsu Tares, che in questi giorni davvero, come dicevo, stanno mandando in confusione tutti i cittadini giuliesi. E inspiegabilmente l'amministrazione è riuscita a tornare ad inviare nuovamente agli utenti delle bollette già pagate nel 2011, e questo è fondamentalmente quello che ha ingenerato poi la confusione più grande, perché dopo qualche giorno, quando noi abbiamo presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale, che speriamo di discutere in tempi brevi e non i soliti tempi di questa amministrazione comunale, l'amministrazione ha risposto che effettivamente c'era stato un errore. Di fronte agli errori chiaramente è tornato l'incubo, di fronte a questo errore l'incubo l'abbiamo chiamato noi, delle cartelle pazze relative alle lampade votive, quando poi anche su nostra indicazione e su richiesta da parte dei cittadini il comune è dovuto tornare in qualche modo indietro e ha dovuto annullare tutte le bollette che aveva già inviato. Noi l'abbiamo definito un ciclo e riciclo storico, no? Proprio in merito alla Tarsu e alla Tares, è nato dalla confusionaria visione politica di questa amministrazione Mastro Mauro. Non abbiamo compreso, e quello penso che sia il fatto più grave, lo abbiamo poi inserito nella nostra ultima interrogazione, il motivo per il quale ad esempio sono state tolte tutte le riduzioni, addirittura le esenzioni relative ai detentori della 104. E adesso è inutile dire, vediamo anche dei cittadini che chiaramente hanno domande da porre e sicuramente da ridire. Adesso è facile dire che la colpa è del governo nazionale, che la colpa è stata di Monti, in realtà ci sono tanti comuni che già si sono mossi in questo senso e quindi non possiamo come al solito addossare colpe ad altri perché colpe non hanno. In realtà il comune, se avesse voluto, avrebbe tranquillamente potuto reinserire per i detentori della 104 le esenzioni e le riduzioni che avevamo previsto. Io ero assessore al sociale quando prendemmo proprio in mano questa situazione e demmo la possibilità a persone che in famiglia avevano dei detentori di 104 di avere queste esenzioni e riduzioni. Oggi ci si dice e ci si risponde in comune, intanto pagate, a novembre poi vediamo. Dica signora, se vuole intervenire, noi siamo ben contenti. La ringrazio, io mi sono aggregata perché ho visto che era aperta la cosa. Certo. Sì, effettivamente questa riduzione si dovrebbe, rivedere perché ne abbiamo usufruito. Adesso vogliamo sapere la motivazione. Perché la legge 104, mio marito è ricoverato in una struttura a pagamento, ecco, anche a pagamento sostenuto diciamo, quindi c'è la possibilità che almeno queste piccole cose si abbia un certo... È chiaro. Noi con un sorriso un po' ironico... Io ho già pagato la prima, lo so, io parlo per me, ma sì, parlo vabbè, con chiaro. Tanti come me, come che ne sono tantissimi. Purtroppo sì. Quindi, purtroppo sì. Cioè, ma io non credo che ci sia cambiamento, che il comune... Noi più che fare opposizione... Si dovete sostenere da soli, si devono sostenere, giusto? Sì, 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 vabbè, chiaro. Dovrebbero trovare sicuramente altre risorse, però come le abbiamo trovate fino ad oggi, a nostro avviso si potrebbe continuare in quel senso, o quantomeno rivedere un attimino anche le riduzioni. Invalidità al 100%. La legge 104, esatto. Quindi... È chiaro che noi facciamo una riunione anche tempo fa, insieme anche alla Commissione, si fece una riunione. Proponemmo anche di vedere quale tipo di 104, magari c'è il terzo comma, quello con l'accompagnamento, insomma ci sono anche dei casi più gravi, sì, in quel caso esenzioni, esatto. In quel caso lasciare le esenzioni e nelle altre invece prevedere magari anche delle riduzioni minori, esatto. Però da qui a togliere completamente un qualcosa che avevamo messo, esatto, come valore sociale, noi infatti con un sorriso un po' amaro proprio nel nostro volantino abbiamo ricordato all'amministrazione Mastro Mauro che 104 non è posso un numero, prenderlo pure come no, eccole, glielo do. Chiedo scusa. E con un sorriso un po' amaro abbiamo ricordato che la 104 non è, il 104 non è un numero da giocare al bingo ma un valore sociale. Noi su questo, esatto, assolutamente vogliamo
puntare, e chiaramente faremo la nostra battaglia, è la prima battaglia da fare. Ripeto, è facile oggi dire intanto pagate questa, poi a novembre vediamo un attimino di rivedere le tariffe, insomma mi sembra veramente una presa in giro nei confronti di chi soffre, delle famiglie che stanno... Non a ottobre ma a novembre, ottobre. Ottobre-novembre cambia poco. Grazie mille, grazie, io parlo anche a nome. Grazie, in bocca al lupo, grazie. Buongiorno. Posso fare una domanda all'avvocato? Poiché una legge dello Stato, il governo Monti, ha provveduto, ha detto che sono, ormai devono pagare tutti, anche le famiglie che hanno all'interno un handicap, si può superare la legge dello Stato da parte dei comuni dicendo adesso facciamo noi l'esenzione come ha promesso Mastro Mauro? A me sembra di no. No, in questo modo chiaramente no. Io l'unica cosa è che siccome ci sono tanti comuni che stanno prevedendo, noi l'avevamo già previsto allora, anni fa, ripeto, quando io ero assessore al sociale, prendemmo un po' a cuore questa situazione e allargammo anche un po' questo discorso della 104, non soltanto quindi terzo comma e quindi casi più gravi, ma un pochino più, abbiamo spaziato un po' di più. Posso aggiungere come testimone che nel 2010 io ero presente successivamente a una riunione cosiddetta di maggioranza sera, e feci notare che nel 2010 l'amministrazione comunale di Giulianova tolse, quello che tu ci hai poc'anzi, l'esenzione dal pagamento della TARSU tutte le famiglie, sia comma 1 che comma 3 della legge 104. Era presente lì un dirigente sul quale, non ricordando fosse questo provvedimento, disse: se lei mi può fare un solo nome di famiglia che è stata privata dell'esenzione, lei mi può chiamare. Io feci un nome incontrovertibile, per cui rimase in silenzio, e il sindaco fece finta di non capire, di non sentire, non lo so. E nello stesso ricordai come nel 2010 è fatta questa eliminazione della esenzione. Era lo stesso anno nel quale, con una convenzione che valeva dall'agosto 2011 al giugno 2012, il comune regalava, contribuiva, dava al signor Dario D'Agostino, ex presidente dell'ex Giulianova Calcio, oggi, un contributo o il documento di 130.000 euro. Parallelamente, e le famiglie con all'interno un handicap venivano privilegiate col pagamento della tassa. Ora c'è qualche famiglia che può permettersi di pagare lo stesso, però io mi preoccupo di quelle tante famiglie che non devono pagare. Quindi la dichiarazione, la promessa di oggi, francamente ha trovato un aggettivo molto corretto da parte di Claudio Pardoni. Grazie. D'accordo, quindi niente, noi abbiamo presentato quindi questa interrogazione, adesso il consigliere Gianfranco Francioni, poi ci raggiungerà anche Massimo Maddaloni, entrerà un po' più nel merito dei numeri. Cercherò di rientrare. Intanto ringrazio sempre, buongiorno alla stampa, che è sempre puntuale e presente. Noi l'8 luglio del 2013 di quest'anno abbiamo avuto un punto aggiuntivo all'ordine del giorno, appunto, che è la delibera la 48, che parlava appunto della TARSU TARES. Noi nel prendere quell'informazione abbiamo visto che c'era sulla TARES un aumento dello 0,30 per metri quadri per abitazione. Allora io dissi: scusate, aumentate adesso lo Stato centrale, o quindi c'è un aumento per il cittadino, perché non informiamo i cittadini di che cosa sta succedendo? Perché per una famiglia 100 metri quadri può essere 30 euro, ma per chi ha un'attività, quindi un capannone di 3.000 metri quadri, comincia a essere 1.000 euro di aumento. Quindi dobbiamo informare la cittadinanza di quello che sta succedendo. E questa fu presa dall'amministrazione comunale come un atto di strumentalizzare la posizione del comune. Invece noi chiedevamo che cosa? Una commissione bilancio, che non c'è stata, e eventualmente appunto informare la città di quello che sarebbe accaduto da qui a poco tempo. E infatti noi che cosa poi nel percorso del tempo è stata approvata questa, con il nostro voto di astensione, questa delibera in giunta. Dopodiché sono arrivate queste cartelle, come?
consiglio. In consiglio, scusate. Quale parte raggiunte voi? E quindi diciamo, sono arrivate queste cartelle nelle famiglie dei cittadini. Queste cartelle sono arrivate. Innanzitutto c'è stato un mero errore materiale che loro lo hanno anche ammesso, infatti poi a proposito degli avvisi di pagamento Tarso 2011, il dirigente dell'area finanziaria precisa quanto segue. L'ufficio tributi comunale, a causa di un mero errore materiale determinatosi durante l'elaborazione del ruolo suppletivo, ha richiesto con invio dei relativi bollettini somme integrative a titolo di Tarso per l'annualità 2011 non dovute, in quanto già richieste nel corso del 2012. Allora la nostra domanda è: dove sono andate a finire queste somme? Perché diciamo questo? Perché nel momento in cui c'è un ruolo del 2011 e gli utenti hanno pagato, noi ci aspettiamo che il ruolo venga chiuso. È come se fosse una partita doppia in contabilità, dare e avere. Nel momento in cui l'utente paga, io mi aspetto che ci sia una chiusura di quel ruolo. E il programma, quando passa, vede che quella partita è chiusa, non riemette un altro ruolo. Allora la domanda è: se, siccome sono arrivati a tantissimi cittadini, poi loro dicono che se quelli del 2012 non li prendete in considerazione e non le pagate. Ma non è così semplice, perché ci sono tanti cittadini, purtroppo anche anziani, che non capiscono, cioè non che non capiscono, che non si hanno una difficoltà. Lo vediamo che succede anche a me, a volte quando ti arrivano 5-6 cartelle contemporaneamente, andare a capire che cosa è successo. E quindi dal punto di vista proprio contabile, dal punto di vista amministrativo, dove sono andate a finire queste somme? Perché le partite aperte non sono state chiuse al momento del pagamento? Queste sono domande secche, precise, per capire come mai tutto ciò succede. Perché non è la prima volta, è anche per quanto riguarda, l'ha spiegato prima la collega Laura, che anche per quanto riguarda le lampade votive ci fu un problema. Ma io mi ricordo il giorno stesso che cominciarono ad arrivare queste cartelle, io mi recai in comune per fare alcune faccende, c'era una fila lunghissima di persone che mi chiedevano, ma noi cosa dobbiamo pagare? Io non posso dire al cittadino non pagare, perché posso far commettere un danno erariale, eccetera. Noi invitiamo l'amministrazione comunale al ritiro di tutte le cartelle che i cittadini hanno ricevuto nel mese di agosto, perché c'è una confusione generale, non si capisce. Appunto, stavamo prima parlando della 104, a più di 1000 famiglie, si parla di 1500 famiglie, sono arrivate le cartelle della 104 e mi chiedono: li dobbiamo pagare sì o no? Il comune ha detto che forse non si pagherà. Ma noi abbiamo sentito, il comune è un organo importante, non può, perché ci sono molte persone che non ascoltano la radio, mica può essere solo la radio l'unico strumento di comunicazione in questa città. Non è un organo istituzionale, è un organo, cioè ci vuole un organo, cioè, il comune nella sede deve fare un'ordinanza precisa, deve non, abbiamo pagato l'IMU, abbiamo pagato la tassa, non c'è un foglio, prima c'erano dei manifesti che evidenziavano che cosa si doveva pagare. Oggi i cittadini non sanno niente, non c'è informazione, non può essere tutto demandato. Il sindaco e l'assessore vanno in radio e spiegano che cosa, e chi non si ascolta la radio che fa? Non sa che cosa deve fare. Che è la maggioranza di Giulianova, tra l'altro. Io non lo so se è la maggioranza, non ma è un obbligo ascoltare. Allora a questo punto noi chiediamo il ritiro immediato di tutte queste cartelle, perché i cittadini non ce la fanno più, non ci capiscono più niente. Che cosa dobbiamo pagare e che cosa non dobbiamo pagare? E quotidianamente. È sempre il cittadino che deve riportare la cartella. Sì, ma infatti ci sono, hanno messo le frecce fra un po' da Corso Garibaldi per indicare. Allora, se voi andate al comune, io perché ieri sono andato ieri l'ultima volta,
ufficio terzo, primo piano, con le cartelle, come frecce, capito, con le cartelle, perché? Con le perché lampade tutti rotine. I cittadini si stanno recando al comune per capire, ma insomma questo disagio. E poi anche all'ufficio di fronte, che tra l'altro l'ufficio di fronte era quello che in realtà la prima volta aveva già mandato, i pagamenti erano stati effettuati e aveva assolto ai suoi obblighi. Poi questa cosa è tornata al comune e hanno rinviato quello che i cittadini avevano già pagato. I cittadini che vanno per chiedere informazioni, cosa la riportano la bolletta? Porteranno, allo stato attuale se la riportano, spero che lì venga spiegato qualcosa Giambra, di più per fare chiarezza, vanno negli uffici. Per fare chiarezza, come hai parlato di due dati, 2011 e 2012, esatto. Vogliamo un attimino e noi lì vorremmo chiarezza, no, incorniciarlo. Allora, io leggo testualmente, questo è il comunicato, io l'ho preso il comunicato che ha fatto, penso che l'abbiamo letto tutti, però per chi non l'avesse ancora letto, allora l'ufficio tributi comunale a causa di un mero errore materiale determinatosi durante l'elaborazione del ruolo suppletivo, ha richiesto con invio dei relativi bollettini somme integrative a titolo di TARSU per l'annualità 2011, quindi hanno richiesto per l'annualità 2011, non dovute in quanto già richieste nel corso del 2012, cioè nel 2011, sono state richieste nel 2011 e dal 2012, i cittadini hanno pagato, io c'è un anno di tempo, perciò che dico che c'è qualcosa che non funziona sul sistema dell'organizzazione dell'amministrazione, perché nel 2011 sono state pagate nel 2012, ma questa partita mi risulta, siccome sì. Faccio quotidianamente questi lavori di contabilità e partita doppia, cioè il momento in cui chiudo una partita, viene chiusa, non esiste più, il computer quando passa non me la riporta fra le partite aperte. E quindi qui c'è un problema, dove sono andate a finire queste somme? Questa è la realtà, forse si sottovaluta su questi punti, poi scopriamo che ci sono gli ammanchi a destra e a sinistra in altri comuni vicini, perché non è che sto dicendo una cosa diversa, il comune di Tortoreto insegna, anche qui noi al comune di Genova abbiamo avuto delle cose non molto belle, che c'è una commissione, perché sì, ogni tanto c'è una commissione, però poi non si sa che cosa è andata a finire, noi abbiamo avuto dei danni per circa diverse somme che ancora non sappiamo niente. Allora la domanda è tecnica, dove sono andate a finire queste somme? Perché i ruoli si sono di nuovo riaccesi? Qui qualcosa non funziona. Per poi ritornare al discorso della 104. Davvero? Ma voi sapete a quante famiglie sono arrivate le cartelle TARES? No. Quelle errate a tantissime. Importi piccoli ma anche importi alti, addirittura di 800-900 euro. Il problema è quello, non sappiamo, come nel caso delle lampade votive, se qualcuno si è visto arrivare la cartella, magari a volte sono anche delle cifre irrisorie, possono essere 15, 18, 20 euro, in quel caso magari tanti è anche possibile che l'abbiano già pagate. E anche lì il comune introita nuovamente ciò che i cittadini avevano già pagato, che magari sono solo 20 euro per una famiglia, ma se tante famiglie, non, come diceva Gianfranco, non ascoltando la radio, non essendo ovviamente a conoscenza dell'errore fatto da questa amministrazione comunale, paga 11, 20, 18, quello che è. Sento che l'importo può essere non il totale di quello che hanno pagato, cioè può essere pure una parte. No, quell'importo lì è lo stesso che hanno già pagato. Su questo non, questa è l'unica certezza che abbiamo. Il problema è proprio questo, no? Anche se io ho delle importi aperti, no? Per una cifra anziché un'altra, però nel momento in cui pago, questo va a chiudere la tornata. È una normale registrazione di contabilità. Noi oggi perché ci siamo, abbiamo voluto fortemente questa conferenza stampa? Perché noi abbiamo presentato una mozione, interrogazione l'8 agosto 2013. E sicuramente questa non verrà discussa, ma l'8 di dicembre, quando ormai la gente è stanca, non ne può più. E noi sopra un sito abbiamo visto che questa nostra interrogazione è stata letta da oltre 6.500 cittadini, quindi è un problema sentitissimo, perché tutti, a tutte le famiglie sono arrivate queste tale. E quindi ripeto ancora una volta, per una chiarezza, noi chiediamo il ritiro di tutte le cartelle, che si faccia una commissione preventiva, ormai è successiva purtroppo, noi l'avevamo chiesta preventivamente. Chiedo scusa, mi è arrivata una telefonata.
questo è prima detto nel 2011, no? Sì. Dice, ma nel 2012 però non riferito al 2012. Non lo sappiamo. Qua dice che le annualità del 2011 non dovute in quanto richieste nel corso del 2012. Vabbè. Pertanto, proseguire, tutti i contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno un invito al pagamento con data e emissione, dove al dettaglio degli importi alla voce hanno indicato, sono esonerati dal pagamento degli stessi. Okay. Senti, secondo voi quante persone hanno ricevuto queste cartelle pazze? Adesso così, ma a spanne, diciamo. Mica possiamo fare gli indovini, cioè non lo sappiamo. No, però... non lo so, a me parecchie persone me l'hanno detto, però chiaro, un migliaio erano quelli della 104, forse si parla addirittura un migliaio tra esenzione e riduzione. Cioè, sono oltre 1500 cittadini che hanno esenzione e riduzione. Il problema è anche qui, allora loro dicono che okay, adesso voi pagate e poi noi vediamo, cioè questo, come diceva prima il professore che ci faceva una domanda, noi abbiamo visto che tanti comuni, eccola qua, solo 24 ore, quindi non è che diciamo questa arriva in rassegna stampa, prove di fantasia per ridurre la TARES, cioè ci sono molti comuni, tra cui prendiamo quello di Bari, no? La giunta di Bari, ma anche in Toscana, che stanno cercando di agevolare, cioè per venire incontro a queste famiglie, no? Delle riduzioni in base al 10, al 30, al 40%. Allora questa cosa perché non si è fatta preventivamente in modo che al cittadino veniva inviata la somma giusta da pagare? Questa è un'altra domanda. E poi quello che ho notato nella cartelle che sono arrivate in riferimento al 2000 e al riferimento al 2013, che io feci un errore, perché quando uno sbaglia lo può anche ammettere, anzi lo si deve ammettere, io pensavo che entro il 31 agosto si pagava il 40%, entro il 31 ottobre si paga il 40% e poi c'è il 20%, che però non si sa di quando è, perché ci può essere un aumento della tariffa e quindi c'è un eventuale conguaglio, e in più c'è il discorso della TARES che è 0,30 in più per metro quadro, ed eventuali poi modifiche di aliquota, ed eventuali modifiche di aliquota. Adesso all'interno di questa cartella c'è la rata unica, però la rata unica non specifica che è solo inerente all'acconto dell'80%, quindi un utente che paga la rata unica pensa e dice ok, io per come quest'anno sempre, io ho pagato la rata unica, io quest'anno anche ho già pagato la rata, mentre prima la rata unica arrivava a fine della quarta, perché l'anno scorso erano di 4 rate e la rata unica portava la data dell'ultima rata, sì. Oggi la rata unica porta la data della prima rata e non è la rata unica, forse certo. Scusate di ripetere le parole, ma è solo la rata unica dell'acconto dell'80%. È solo una rata. Quindi, tutte queste, la parola unica bisognava togliere. Allora, tutte unica. Queste informazioni, perché sì, era certo. Doveroso che l'amministrazione, la commissione bilancio facesse un'informazione e ci fossero i manifesti in tutta la città, o una comunicazione, o una... Io purtroppo sono convinto che questi hanno bisogno talmente di soldi, perché questo è quando loro hanno dichiarato alla Corte dei Conti, questo è il questionario che hanno inviato alla Corte dei Conti, questionario debiti fuori bilancio e disavanzi esercizio 2012, per oltre 1.822.284, che sono i soldi appunto della CIRS Sogesa. E allora siccome loro quest'anno devono incassare veramente tanti soldi, perché questo è l'ultimo anno in cui devono pagare, questo è un documento ufficiale che la Corte dei Conti... 1.822.284 euro, questo ve lo posso anche dare, è quello che loro portano sul bilancio come debiti fuori bilancio. Noi li abbiamo contestati perché per noi non sono debiti fuori bilancio, in quanto esistono dei contratti sia con CIRS che Sogesa, no? Dove loro hanno incassato questa TARES e dovevano pagare i debiti con Sogesa e CIRS, quindi non sono debiti fuori bilancio, loro li vorrebbero far passare come debiti fuori bilancio. Adesso lì ci sono dei ricorsi in Corte dei Conti, vediamo che cosa
ci dice. Comunque deve loro hanno inviato. Questa deve comunque passare per il Consiglio Comunale, questa cosa. Cioè non può la Giunta decidere su un debito così da sola, deve passare in Consiglio Comunale. Sì, adesso sicuramente noi abbiamo. Lo stabilisce la legge, non è che. Sì, abbiamo richiesto di riconoscere questi debiti fuori bilancio. Quindi il problema sta tutto qui, che loro hanno bisogno di incassare tantissimi soldi perché hanno tantissimi debiti. Questa è un'amministrazione fallimentare, Mastro Mauro Filipponi, per quanto riguarda sia l'immondizia, per quanto riguarda il sistema ambiente. Io aggiungerei anche l'assessora sociale, che è quello che ci riguarda, la Cameli, che chiaramente non ha studiato ad oggi nessun modo per dare una mano, insomma, a chi fa parte meno male che era sociale, dovevano pensare al sociale, il sociale sarebbe stata la loro unica prerogativa e il loro fine più importante, quindi il risultato maggiore da raggiungere. Se questi onestamente sono i risultati, noi abbiamo chiuso con una domanda al nostro volantino: quando i giugliesi si stancheranno di pagare gli errori di questa amministrazione? E abbiamo invitato, abbiamo fatto una sorta di esortazione, abbiamo detto ora, presto che è tardi. Ora mai più. Ci sono domande? Noi siamo voi. Cioè quello, diciamo, è stato molto chiaro. L'unica cosa che penso da cittadino preoccupato, se uno va tutte le buone intenzioni, la stima come principio generale, che poi bisogna dare a vedere. Temo che se uno va a scoperchiare la pentola comunale ha molti dispiacere, come cittadino, come persona così civile. No, io posso stamattina, temo, ma questo fuori. Sì. Ho letto che la Ruzzo Servizi ha 95 milioni perché c'è stato. Adesso, sì. Proprio adesso vado a protocollare la richiesta dei documenti, sia per quanto riguarda il bilancio del 2012, la relazione del collegio sindacale, perché il collegio sindacale ha dichiarato che ci sono 95 milioni di euro di debiti. Questi hanno messo nel patrimonio addirittura beni del demanio. Capito? Cioè hanno messo all'interno, però anche perché c'è la relazione. Allora, se questo è, e quindi non avevo ancora detto niente a loro, ma gli ho mandato una mail, non so se l'ha ricevuta, chiediamo un consiglio comunale straordinario, perché se così fosse, il comune di Giulianova, che ha una partecipazione del 5%, su 95 milioni di euro sono 4 milioni e 7 che dobbiamo ricoprire come capitale comune, cioè sarebbe il distretto reale. E questi sono i dati. Io ho qui la relazione, ieri sono andato a prendere, del Cirsu Sogese, dove qua ci sta che i debiti di Cirsu Sogese sono di 11 milioni di euro. Io perché queste sono le realtà. Cioè, noi soltanto con il Cirsu e il Ruggis abbiamo 10 milioni di euro di debiti. Chi li paga? I cittadini? Cioè, questi prima o poi arrivano, sono cose che arrivano al pettine. I revisori dei conti della Sogese, se non ricordo male, scrissero che il 50% del capitale sociale non valeva nulla, l'altro 50% è stato acquistato, quindi presumibilmente non valeva neanche nulla, è stato acquistato dal comune, sì. Mi pare, per un milione qualcosa. E che spiegazioni danno ufficialmente? Scusami, mi stavo leggendo. I revisori dei conti, sì. Scrissero, sì, che il 50% del capitale, mi pare, Sogesa, non ci disse Sogesa, non voleva e non aveva praticamente nessun ruolo, zero. Sì. L'altro 50%, affinché la società fosse tutta in bene pubblico, Si ha dato 2 milioni e mezzo di euro al privato. Che spiegazioni danno? Perché un'operazione del genere, un'azienda privata, comporterebbe il licenziamento in tronco, la denuncia di quelli che hanno fatto questa operazione. Qui ero avvocato? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Che fine ha fatto, come spiegano la cosa? Guarda, io il dottor, questo è la dichiarazione del dottor Di Matteo, il passivo insinuato in soggetto di oltre 10 milioni e 900 mila euro. Di questo passivo 9 milioni è stato riconosciuto dai creditori. Io, siccome quando lui parlava, mi sono fatto ridare tutta la dichiarazione. Di Matteo sarebbe? Di Matteo fa parte del consiglio del CDA della CIRSU. Membro del CDA, sì.
sia di CIRS che di Sogeca, perché per un periodo di tempo si sovrappongono per far quadrare i conti. Ma se voi leggete questa situazione, vedete che la situazione è drammatica, perché qui sono milioni di euro di debiti, ma chi li paga? Se non fosse drammatica sarebbe almeno ridicola. Ridicola, una banalizzata. Cioè, qui qualcuno ci sono i fornitori che aspettano 8-9 milioni di euro, questo li vorranno, no. Perché dicevo quasi 8 milioni e 900 euro sono stati emessi da una parte e non ammessi. Sono 8 milioni e 9 sono stati ammessi al recupero dei fornitori. Quindi qualcuno li dovrà pagare questi. Non ci sta la riduzione, il porta a porta. È 6 anni che facciamo il porta a porta, ogni anno paghiamo di più. Avete pagato di meno voi la tassa? Risulta che paghiamo di meno la tassa? No, no. Scusa, ci aveva promesso che col porta a porta. A proposito di Cirsu Sogese, il comune di Giulianova, ma non esiste un conflitto di interessi all'interno dei revisori dei conti, visto ciò che qualcuno faceva parte dell'uno e dell'altro? Questo noi l'abbiamo più volte detto in consiglio comunale. Io mi auguro che questa magistratura veramente non sia a senso unico, perché purtroppo a volte ha l'impressione, no, che è una cosa gravissima, cioè... Però se vogliamo le cose chiare è giusto che ci siano sia da una parte che dall'altra, ma anche perché diciamo ormai siamo arrivati alla resa dei conti, la realtà è questa. Non parlo solo di Giuliano in questo caso, ma parlo del sistema Italia, che vediamo, no? L'ACA, cioè, di Pescara, che ha 80-90 milioni di euro, il RU, cioè tutto il sistema acqua, c'ha 300 milioni. Ma perché è tutto basato sulla questione politica, sempre così. Il fallimento ormai è generale. Però, vedendo la domanda di prima, cioè, il controllore non può essere il controllato, nel senso che... Questo è il discorso. Allora, anche quello abbiamo inviato. E allora ci sono delle connivenze, perché qualcuno è stato Speriamo zitto. Speriamo che prima o poi qualcuno ci risponderà. Fino adesso mi sa che si risponde. Volevo invece chiedere un attimo, rispondendo da questa vicenda della Fares. A un certo punto hai parlato di ammanchi, di vicende di ammanchi, ti riferivi a quelle delle... dei locali cimiteriani. Te lo chiedo perché l'indagine la magistratura è stata aperta da 2 anni e non sappiamo se c'è stato un rinvio a giudizio o un'archiviazione. Ancora niente. Poi ancora come posizione ancora sì, abbiamo 2 anni abbiamo chiesto perché abbiamo chiesto... la segretaria una volta ci abbiamo fatto una riunione dicendo che è ancora tutto ci sta la magistratura che sta indagando segreto istruttorio ecco. Il sindaco aveva fatto una commissione, questa commissione non so che fine ha fatto e che cosa. Beh, ce ne sono state tante di commissioni di inchiesta aperte però mai chiuse, non abbiamo mai avuto un risultato. Cioè, anche sui documenti scomparsi. Esatto, bravo, sui documenti scomparsi, poi ce ne fu un'altra su... qualcosa sui revisori? No, sulle buste mandate alla regione. Insomma parecchie sbagliate. I mancati finanziamenti presi dalla regione, sì, no? Alla regione sì. Perché sì, però, insomma, per domande arrivate in ritardo. 2 anni mi sembra tanto. Purtroppo non. Come in altri comuni vediamo che le cose. Beh, anche per lo spiaggiato, noi sono 2 anni, sì, no? Sì, siamo andati a chiedere anche per lo spiaggiato fu aperto. Sì, aperto, sì, assolutamente sì. Hanno incaricato lo IVO comunque hanno fatto una relazione abbastanza veritiera, dettagliata, precisa, anche quella è stata inviata, però è chiaro, io non lo so se che cosa pensare, non voglio pensare in nulla di particolare. Comunque sapere com'è finita, mica... No, poi diciamo ecco, poi escono le sorprese di Tortoreto. Poi nel tempo escono le sorprese di Tortoreto. Perché in questo caso, come noi ritornando all'oggetto, scusate, ma come si fa un sistema? Io ritorno lì, perché secondo me il nocciolo del sistema è proprio quello. Cioè nel momento in cui un sistema riemette un ruolo che è già stato pagato, quindi io immagino che sia chiuso, perché è come una fattura di un cliente, no? Manda la fattura e sta in dai. Quando il cliente mi paga, chiude, le partite aperte, faccio la partita aperta, quello non esiste più fare le partite aperte.
cioè, o non funziona un sistema o i soldi non sono andati nel casetto. No, ti dico io, non funziona il controllo perché il dirigente, quando è uscita questa posta derivante dall'emissione delle cartelle, c'è una posta, no? C'è una posta attiva per il comune, allora il dirigente avrebbe dovuto controllare, ma sta posta attiva, cioè, è di nostra pertinenza oppure no? Questo che non ha fatto. Ma qua non c'è nessuno, tanto il problema rimane sempre soltanto del cittadino che si deve andare a preoccupare su in comune di sapere, di vedere, di fare le file e via discorrendo con un disagio enorme. Sì, ma infatti cioè, è proprio oggi, una cosa incredibile. Sarà stato anche il periodo estivo, no? Quindi qua sono tutte feste e balocchi, no? E quindi, cioè, come si chiama? Come era Pinocchio, no? Pinocchio invece della scuola gli va alla festa. No? Non ti preoccupare che tanto poi qualcuno pagherà, andate alla festa, la festa è bella. E così mi sembra questa amministrazione. Tra i due mesi si pensa a festa e fiera, tra virgolette, come si dice, a Cavatas, e poi il cittadino si trova con i problemi reali. No, questa è la realtà. E sempre come testimone. Era intorno al 10-12 di settembre, un paio di anni fa, e si accorsero che il comune era in deficit, diceva l'assessore Fabio Orfini, all'epoca al bilancio, di 1.350.000-1.450.000. Cioè si erano accorti a settembre, si erano svegliati, non l'assessore che ha deciso di vedere, ma qualcun altro, ma di sopra di lui, che arrivava a settembre, oggi sta ricordando. Fino a noi quando spendevate, spendevi in base a che cosa? Perché il padre di famiglia, anche se è totalmente analfabeta, non segna analfabeta, sa che prima che fa la spesa, i soldi gli stanno a casa e poi si regola. Ora una pubblica amministrazione, insomma, che non sia proprio di dilettanti o di responsabili, che poi il senso di responsabilità ricade sempre su pochissimi elementi, gli altri poi, da quello che ho visto, tendono a subire la potenza o prepotenza di qualcuno, di chi aveva, diciamo. Ecco questo testimonio. No, ma il riferimento di quello che diceva lei, dottor So. Cioè ci sono ancora manifestazioni del 2011 dove c'è un elenco, noi l'abbiamo presentato, di circa 170.000 euro che sono state spese senza l'impegno di spesa. L'ha dichiarato il funzionario, non è che non ce lo siamo inventati. Perché, però gli assessori ogni volta in consiglio dicono non sanno nulla. Allora ci sono molte associazioni che ancora non sanno come hanno, addirittura io ce l'ho alcune dei temi. Sono state pagate con dei residui del 2003, 2008, 2007, 2000, 2004, cioè vanno a raccimolare. Allora questo non può essere, oggi purtroppo non ci possiamo permettere più queste cose, ma non ce lo potevamo permettere anche prima. Comunque, vogliamo mettere una volta uno stop? Se non si mette lo stop, io allora gli dico, guarda che noi a ottobre, novembre, dobbiamo fare i consigli comunali e delle riunioni di quartiere, spiegando come sta il bilancio. No, io non mi ricandido, se il prossimo anno io la gente mi chiede come stanno le cose reali alla popolazione, io non mi ricandido, perché che gli vado a dire? Là vai a assumerti una responsabilità non indifferente, che si dice che là ci vuole chi ci va a amministrare, lo sono, devi mazzare. Perché la situazione è grave e la gente bisogna dirlo, purtroppo le cose stanno così. Guai a nascondere, perché poi prima o poi le nodi vengono a petto. Non è che oggi le amministrazioni si possono reinventare chissà che cosa, non si reinventano più niente. Non è che entrate in collisione con gli organismi di quartiere facendo queste riunioni, perché qua appena parlate voi... Ma in collisione peraltro usciremo fra qualche giorno pure su quello, perché anche lì siamo molto in collisione. Capito. Quindi sicuramente sì, noi abbiamo sempre detto che questa amministrazione purtroppo non fa programmazione ma fa programmi improvvisati. Scusa, a proposito di quell'elenco di 145.000 euro, mi pare che 145.000. Sì, erano 170, poi alcuni furono pagati. Cioè il discorso è che là non c'è stato nessun tipo di delibera, nessun impegno di spesa, però c'è stato l'impegno verbale nei confronti di chi ha fatto la richiesta, per cui altrimenti le manifestazioni non ci sarebbero fatte. No, lì all'ufficio manifestazioni, cioè, vabbè, a queste 5.000 euro, a queste altre cose, però in concreto non ci sta niente, ecco perché, e non potrà essere manco riconosciuto come debito fuori il bilancio, perché solo sulle chiacchiere è stato fatto. Nemmeno chi ha l'impegno di spesa ha ricevuto. Infatti, brava. No, però almeno c'è almeno avranno delle...
un domani dei documenti eventualmente per è chiaro da semplice cittadino posso fare una domanda? Io due domande, una riguardante la famosa mareggiata come sborso di un milione, cioè qua parliamo di spicci 140.000 euro, cioè 1.300.000 euro, 1.100.000 relativamente alla quantità di costa che ha il Giulianova, che è molto esigua rispetto a Badriani e Comuni limitrofi. Come è andata a finire? Ha pagato qualcuno per, o ha pagato, come diceva Luisi prima, solamente il cittadino? Io sono andata il mese scorso. Allora, noi abbiamo fatto un esposto. Noi abbiamo fatto un esposto sia alla Corte dei Conti che alla Procura della Repubblica, spiegando secondo noi la gestione, diciamo, non corretta amministrativamente, perché addirittura c'era la società LACA, la società temporanea di impresa, che firmava prima che ancora si fosse costituita. Quindi già sapeva che si aggiudicava il lavoro. Poi si partiva con un lavoro di urgenza di 40.000 euro. Noi abbiamo firmato di fronte alla procura, di fronte a questi documenti. Adesso ci hanno fermi lì, perché lei, diciamo, pure col lavoro che fa, si è attrezzata, giace ancora lì. C'è ancora il segreto istruttorio, quindi sono lì. Il fascicolo sta lì. Poi volevo fare una seconda domanda, che tra l'altro è anche compatibile con la prima. Siccome stiamo facendo la differenziata, ecco, enormi sforzi da parte dei cittadini, io ho mia figlia che mi assilla, questo che sbaglio a mettere, a prescindere, mi piacerebbe, ecco, se fossi stato consigliere comunale avrei seguito sta macchina del governo, per vedere se poi alla fine effettivamente viene effettuato. Ho visto delle cose, delle anomalie, però sarebbe da indagare su questo. Però ecco, ci dovrebbero essere a questo punto sia delle fatture in uscita che noi paghiamo con le tasse sulla spazzatura, che delle fatture in entrata, perché questo volume enorme di plastica sono state mai presentate come bilancio, cioè come cose, questo sarebbe quello che dà al cittadino, e qui bisogna vedere se altri comuni dimostrano quando spendono di meno a facilità di questa differenziata, avremmo dovuto spendere di meno anche noi a un lavoro la popolazione, cioè. Allora, per quanto anche a me arrivano voci del genere, che fino a poco tempo fa, ma tutto poi andava a finire, perché fino a quando non c'è, diciamo, la filiera non si chiude con un polo tecnologico, cioè nel senso che è vero che noi facciamo la differenziata, quella è una differenziata che non è tanto, tra virgolette, pulita, poi deve essere rielaborata. Quello che ci parlava poi, che fece il convegno anche, il centro di Venelago che esiste nel... Oh, ciao Franco, ciao! Che esiste, dove c'è un'ulteriore lavorazione del prodotto, viene ancora... Quindi l'errore esiste all'origine. L'errore non può partire. Eccolo Massimo. Fai la foto. Fai una fotografia. Non può partire. Lei che lavora in un'azienda, sai che quando si comincia... Guardate la borsetta. Si sa, filiera. Dopo tu vinci, è inutile se non cominciare. Che si blocca per strada. Purtroppo nella filiera finale c'è il Massimo, pubblico, il CIRSU, che non, la piattaforma non è mai ripartita. E allora non si doveva neanche partire, un buon amministratore dice non partiamo con la differenza.